Grabovoi è un fisico nato in un posto che si chiama Bogara, Kazakistan, il 14 novembre del 63. Fin da quando era piccolo, lui aveva già capito che aveva delle potenzialità, diciamo, di chiaroveggenza, perché quando era piccolo, a 4 anni, per esempio, immaginò, vide subito che il mondo stava andando un po' a rotoli, no? Allora cominciò tutti i giorni a fare questo esercizio. Faceva questo esercizio: prendeva la terra, la metteva nel cuore, la illuminava di luce, la rimetteva a posto. Prendeva la terra, la metteva nel cuore. E lui crede di avere salvato il pianeta da una catastrofe in quel periodo della sua vita, no? Crescendo poi. Questo ragazzo ha cominciato a capire un po' com'era veramente la sua potenzialità e ha portato, diciamo, questo livello di chiaroveggenza, di percezione extrasensoriale nei suoi studi di fisica. Lui ha creato, in realtà ricevuto, secondo me è la parola più indicata, più che creato, questo insegnamento in un modo molto completo. Un insegnamento che, partendo da basi di fisica, utilizza la scienza della fisica per migliorare la spiritualità umana. Infatti lui definisce questa tecnologia una scienza spirituale. Quello che noi facciamo oggi e quello che noi vedremo con i pilotaggi non è niente altro che la direzione della luce in modo fisico proprio verso gli eventi della nostra vita, della vita degli altri, del mondo, no? Grabovoi ha elaborato una tecnologia basata sulla modificazione dei campi futuri dell'uomo attraverso l'intervento sull'energia dello spazio, no? Attraverso la creazione dell'energia dallo spazio vuoto e il trasferimento, quindi la traslazione attraverso i vettori di questa energia negli spazi reali. Attraverso l'utilizzo di questa tecnologia, l'essere umano diventa consapevole della sua struttura. Ogni persona e ogni realtà ha un campo informativo che lo caratterizza. Quindi, diciamo, questo campo informativo è, diciamo, la struttura energetico-informativa di ogni aspetto della vita. Tutti questi campi informativi sono fatti di luce. E questo è uno dei primi principi di fisica teorica. La luce è un insieme di fotoni luminosi, quindi il principio originario della luminosità, che governano tutte le interdipendenze fra gli uomini, la realtà, fra le diverse realtà, fra le realtà e il mondo, fra il mondo e il mondo eterno, fra il mondo eterno e l'universo, fra tutto l'universo e l'universo eterno, fra tutto l'universo eterno infinito e Dio. Questi campi informativi sono la caratteristica che noi modifichiamo quando realizziamo un desiderio, per esempio. Se noi vogliamo trovare lavoro, in questo momento non abbiamo lavoro, quello che noi facciamo è cambiare il contenuto informativo di uno spazio e, modificando questo contenuto informativo, noi facciamo diciamo, questa operazione di sostituzione del contenuto da un contenuto passato e presente a un contenuto futuro che attualizziamo nel presente e rendiamo reale. La Terra potenzialmente è un paradiso terrestre. L'uomo potenzialmente è fatto a immagine e somiglianza di Dio. L'aspetto più innovativo e in questo salto evolutivo gigantesco che lui presenta è che le nostre cellule, cioè il nostro corpo, è destinato a non morire più. Cioè il nostro livello, prossimo livello evolutivo, è un livello evolutivo dove l'essere umano non è influenzato né dall'invecchiamento né dalla morte. Il sistema della morte non esiste. Il sistema della morte è tradotto solo come caos fisico.